Bella a tutti ragazzi di Otros Network, sono Variation e oggi sono qua per portarvi questo gameplay di GTA V con questa sfida, diciamo che dovrò appunto arrivare a 4 o almeno 5 stelle di polizia e cercare poi di scappare all'aeroporto con un camion, questo camion qua che mi sono preparato. Ho scelto il camion perché diciamo che è quello più resistente e quindi mi facilita diciamo un po' più le cose, anche se non di tanto. Però vediamo se riusciamo ad arrivare sani e salvi all'aeroporto senza farci comunque killare, perché veramente qua la polizia a 4 stelle è una cosa assurda. Sembrerà cioè, molto facile all'inizio, ma è una cosa impossibile davvero, ragazzi. Comunque ora facciamo un po' di casino uccidendo qualche persona qua sulle macchine, andando per far arrivare la pattuglia della polizia. Poi una volta che sono arrivati si ammazzano loro e le stelle cominceranno a salire tranquillamente. Bene, là c'è un cervo. Beh, ok. Allora, ecco che arriva la prima pattuglia da questa parte. Eccoli. Morti, 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 morti. Siamo già a 3 stelle, ragazzi. Vi avviso subito che la cosa si farà molto più difficile rispetto al normale. Attenzione, la mira mi sta anche aumentando. Bene, perfetto. Bene, allora. Questo qua penso che sia il quarto video che carico su Otros Network, quindi spero che vi piaccia, perché non è una cosa facile quella che sto cercando di completare, quindi. Cerchiamo, oddio! Cerchiamo comunque di tenergli testa questi qua. Tu sei molto intelligente dato che ti metti dietro un camion della spazzatura così. Vabbè. No, non mi mirare quello, non mi interessa, devo ammazzare prima i poliziotti qua in giro. Allora, bene, questo è andato. Ok, pure tu. Morto. Ok, siamo a 4 stelle, ragazzi. 4 cazzo di stelle. Dai, salta su, zio. Dai, 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 dai. Dai, che si fa? Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Scendi sto camion, ti prego. Muoviti. Ok, perfetto. Ora cerchiamo di scendere. Oddio santo. Ok. Sto scendendo risalendo, c'è cioè una cosa assurda. Bene. Ora che siamo giù. Ok, la vita si sta già ricaricando. Molto bene. Ora ci sarà la mia sfiga, cioè io sono abbastanza sfigato su queste sfide qua, perché ora cominceranno a spawnare tutte le macchine per farmi, diciamo, sbagliare, farmi perdere, possiamo dire, così mi faranno perdere la sfida, e adesso ci saranno tipo 50.000 posti di blocco solo per me, per non farmi passare, ma questi sono dettagli. Ok, bene, prendiamo la strada, una delle strade principali per arrivare all'aeroporto, ovvero appunto questa qua che sto facendo ora. Come vedete là c'è già un posto di blocco interessante, che poi tanto posto di blocco non è. Il problema è che ci mettono le strisce chiodate, cioè alla fine è quello lì il problema principale, perché poi vabbè, il secondo problema ci sono questi qua che con i camioncini quelli grossi, appunto che con i camioncini, vabbè, appunto danno molto fastidio, perché ti spareranno da tipo dalle saranno attaccati tipo alle portiere dell'auto, sui lati dell'auto. E cominceranno a spararti. Cioè, il loro intento è ucciderti. Però, come prima volta, cioè, come prima cosa, ti bucano le gomme. Una volta fatto quello, passeranno ad ucciderti, ovviamente. Comunque, vediamo se riusciremo ad arrivare all'aeroporto sani e salvi. Senza comunque svariate difficoltà. Comunque, non è neanche tanto distante. Sono 700 metri. In 700 metri dovrei riuscirci ad arrivare, beh, 700 metri dove ho segnato io, poi l'aeroporto è anche un pochino più avanti, adesso appunto toccherà segnare anche quello. Ecco, questo qua è un altro posto di blocco. Bene, grazie per la spinta, zio. Qua c'è ancora una macchina della polizia davanti a rompere le balle. Ti devi? Dai, per favore. Devo fare un video, sto facendo un video su YouTube. Cercate di capirmi, datemi almeno una possibilità di fare una bella figura, subito. Ah, poi una volta arrivati là all'aeroporto ci avrò già appunto l'aereo predisposto appunto per facilitarmi anche un'altra volta le cose, perché veramente è una cosa impossibile da fare, veramente se non si è pianificati per bene su questa fuga qua non si riuscirà mai a fare un cavolo. Altro posto di blocco, bene, perfetto, con le strisce che ho dato incluse ovviamente nel pacchetto. Vabbè, parte le minchiate. Ci stiamo quasi arrivando, ragazzi. Siamo molto vicini. Quindi è possibile che si riuscirà a completare la sfida. Stiamo poi a 4 minuti del video. Ok. È già un record per me. Cerchiamo di magari sfiorare
stare attenti a dove passiamo, perché io prima lì praticamente sono andato a sbattere sotto quel ponte lì, perché c'era tipo, avevo scelto il camion, però era troppo alto, sono andato a sbattere, mi sono impigliato e diciamo che poi mi hanno ucciso, ovviamente. Però vabbè. Allora, poi questo qua mi dovrà... Apri il cancello, apri il cancello, apri, apri. Beh, bravissimi. E bello che sono arrivato ancora bello intatto su questa missione qua, perché di solito c'ho sempre le gomme bucate, invece ora no. Ora si sta belli tranquilli. Forse ce n'ho una bucata, però non lo vedo, non penso ancora. Ok, qua mi ero comprato un hangar, ok, quello là davanti, quello aperto. Ora prenderò l'aereo che c'è dentro e dovrò fuggire, appunto. Anzi, prima di fare le minchiate, facciamo una cosa. Prima di arrivare lì, scegliamo magari, cioè, un posto diverso. Tipo, ora mi sparpaglio un po' in giro per la mappa, così mi faccio un po' staccare, perché ci sono un po' troppe pattuglie dietro di me. Se cominciano, e se io scendo, poi mi ammazzano tranquillamente questi qua. Bene. C'è la squadra dietro che mi rompe le balle, ma questi sono dettagli. Ok, in teoria ora ce la dovrei fare. In teoria, in pratica, non lo so. Eccolo lì il mio aereo, bellissimo. Ho scelto tipo l'Hydra, che sarebbe tipo l'Hydra su San Andreas. Adesso questo qua non so come si chiama, tipo. È un aereo però che c'è in Battlefield, questo lo so. Dai, dai. Grandissimo, ora accendiamo. Questo qua è potentissimo, ragazzi. È un aereo della Madonna. Ok, bene. Ok, ragazzi, mi sa che ce l'abbiamo fatta. Attenzione. Intanto che mi sparano, cerchiamo di allontanarci il più possibile. E una volta allontanati, che abbiamo perso le 4 stelle, avremo finito la missione. E infatti stanno già andando via. Abbiamo finito la missione e niente. Ok, ragazzi, ora però non cantiamo vittoria troppo presto, perché bisognerà vedere che cosa succederà. Magari mi arriva un razzo dal nulla e mi ammazza. Però queste cose qua di solito non dovrebbero succedere. Speriamo. Perché io su questi giochi qua sono abbastanza sfortunato, detto tra noi. Ok, ragazzi, 4 stelle che se ne stanno andando. Cerchiamo di stare lontani anche gli elicotteri che ci stanno inseguendo, perché sennò dopo ritorneranno le stelle, quindi dovremo rifare tutto da capo, più o meno. Visto che ci abbiamo già un jet che spara anche, guardate che figata. Le cose sono sicuramente più facili, però vabbè. Ok, ragazzi, allora, ancora 4 stelle, finché non vanno via la missione. Ok, sono appena andate via, stavo dicendo, finché non vanno via non abbiamo finito poi subito. Ok, ragazzi, qui la missione è completata. Io spero che il video vi sia piaciuto, perché ormai qua dovrò chiudere. Se volete iscrivetevi anche al mio canale, che tra poco un cavolo, io sto già facendo tipo una mini serie sul mio canale, appunto, dove farò delle missioni secondarie di questo gioco. E consiste appunto di farvi divertire, cioè alla fine lo scopo principale è quello. E niente, le missioni secondarie sono abbastanza belle, perché ho già provato a vederne un po', sono molto belle, sono divertenti. E poi vi farò vedere magari anche qualche easter egg con qualche mio amico appena uscirà l'online, che li andremo a cercare assieme. Quindi nulla, se vi piacciono questi tipo di video, passate dal mio canale, che penso che vi interesserà. E quindi nulla, ragazzi, un saluto da Overation e ci sentiamo al prossimo video su Outrust Network. Ciao, ragazzi! I won't sleep tonight.